A Malta esiste una cultura dell'impunità e il governo di Joseph Muscat, insieme ad altre autorità, ne sono complici. Non usa mezzi termini il figlio di Daphne e Caruana Galizia, la giornalista assassinata lunedì a Malta con una bomba piazzata sulla sua auto. La donna, 53 anni, faceva parte del consorzio internazionale dei giornalisti investigativi, quelli che nell'aprile del 2016 pubblicarono i Panama Papers. La cronista aveva scoperto che due compagnie offshore erano intestate al ministro dell'energia maltese, Konrad Mizzi, e al capo dello staff del premier Muscat. Pochi mesi fa aveva accusato la moglie di Muscat, Michelle, di essere proprietaria di Egrand, la terza compagnia panamense citata nei Panama Papers. Durissima la condanna dell'Unione Europea. Siamo inorriditi dal fatto che una giornalista molto nota e rispettata, Daphne Caruana Galizia, abbia perso la vita in un attacco mirato. Soltanto 15 giorni fa la cronista aveva depositato una denuncia dopo aver ricevuto minacce di morte. Nel suo ultimo articolo scriveva che a Malta, ovunque si guardi, ci sono criminali e che la situazione è disperata. Forse non immaginava fino a che punto.